l'esonero di un allenatore non è solamente un fallimento esclusivo dell'allenatore, ma è un fallimento da parte di tutti quanti noi, io in primis come direttore generale e successivamente per tutta quanta la società. Quindi prendiamo atto degli errori che abbiamo commesso in questi mesi e cerchiamo naturalmente il meglio per poter superare questa situazione e per naturalmente uscirne più forti di prima. Quindi se ci sono domande prima di far entrare il mister, sono qua a disposizione per qualsiasi cosa. Beh, sicuramente immaginiamo che la scelta, insomma, sotto il profilo umano sia stata anche difficile, però necessaria per ricorreggere una rotta che, insomma, stava portando, non ci giriamo intorno, verso il naufragio questa squadra. Quindi ti chiedo il perché e il come di questo nome fatto il nome. Ma prima di tutto il naufragio non proprio, perché oggi se finiva il campionato eravamo salvi. Naturale che ci sono molte cose che non hanno funzionato e secondo me non si sono aperte tutte le chiavi all'interno dello spogliatoio che dovevano essere aperte. Si è perso troppo tempo a pensare a chiacchiere stesso noi all'interno per quanto riguarda un po' l'ambiente che si era creato già dalla partita di Coppa Italia. Ci siamo un po' distratti dal conseguire l'obiettivo primario di tutti, che è quello dell'Avellino, naturalmente. Naturalmente il nome di Novellino è stato fatto proprio per l'esperienza che lui ha, per le capacità tecniche che lui ha, e è stato fatto una scelta veramente, veramente molto rapida. Dopo la partita ci siamo sentiti, in 10 minuti abbiamo raggiunto l'accordo e oggi è qui, e poi sotto l'aspetto tecnico è normale che è lui a parlarne. Ma per quanto riguarda il discorso dell'esonero, se fatto prima o fatto dopo, è un discorso che naturalmente è abbastanza relativo. Le decisioni vanno prese, e come sempre abbiamo fatto all'interno della società, all'unanimità sempre, e sono state fatte varie valutazioni. Ripeto, il discorso del triennale non ha mai influito in queste scelte, ma si vedeva l'applicazione, la modalità di lavoro che impiegava Toscano, a cui naturalmente mi sono dimenticato all'inizio di ringraziare comunque a lui e a tutto il suo staff per il lavoro e l'impegno che ha messo in questi mesi. Certamente non era semplice lavorare in un clima tra virgolette ostile, perché comunque è dall'inizio che ci sono stati, ripeto, la partita di Coppa Italia, i primi attacchi alla società, quindi era inevitabile che ne risentiva in automatico anche sia lo staff tecnico ma anche la squadra. Questo non deve essere assolutamente un alibi né per lui né per noi né per la squadra, ma certamente non era semplice lavorare in questo ambiente. Per quanto riguarda l'altra domanda, per quanto riguarda la contestazione, ripeto, la contestazione, i tifosi sono assolutamente liberi di poter fare le loro scelte, visto che è un loro diritto, pagano il biglietto, e quindi a prescindere che si sia ultras o non ultras, fare le contestazioni è un diritto di chi paga il biglietto. L'unico appunto è stato quello soltanto del fatto dello striscione messo sotto casa, ma ripeto, ormai è acqua passata. Io penso che dobbiamo assolutamente guardare avanti, mettere una pietra sopra, ricompattare l'ambiente, perché la Serie B è un patrimonio non solo della società ma o di voi giornalisti, ma un patrimonio dell'intera città, e quindi dobbiamo guardare al bene di tutti, al bene dell'Avellino, e cercare di superare assolutamente questo periodo. Direttore, al di là che si apre un nuovo ciclo, ma si apre anche un nuovo progetto con il Novellino in panchina? Ma col mister è stato proposto un discorso di un contratto fino a giugno con un'opzione ad obiettivi, e lui ha declinato questa opzione dicendo che lui
voleva dimostrare sul campo quanto riusciva a fare con questa squadra e quindi ha detto dovrete essere voi a volermi ricontattare per fare un eventuale rinnovo, quindi partiamo per adesso fino a giugno e poi valuteremo nel corso dell'anno. Ci sono tante domande, passiamo alla presentazione della squadra. Sì, per quanto riguarda l'eventuale potenziamento di questa squadra a gennaio, Novellino vi ha chiesto interventi specifici. Ma non abbiamo ancora affrontato il discorso perché, ripeto, è nato tutto sabato post gara e quindi il tempo di organizzarsi, scendere qui, prendere un po' i dati dell'attuale rosa e valutarla, e quindi adesso li vedrà in campo e poi farà le sue valutazioni. Di sicuro si ripartirà da zero. Di sicuro non conterà più il nome dietro la maglia, non conteranno anni di contratto o meno. Adesso ognuno di noi deve assumersi la propria responsabilità. Noi per primi, l'allenatore naturalmente che verrà in secondi, ma anche i calciatori adesso dovranno iniziarsi ad assumere qualche responsabilità. E a gennaio fare naturalmente le valutazioni del caso. Direttore, buongiorno. Senti, buongiorno. Per quanto riguarda le zone dell'allenatore ci sta perché fa parte del gioco del calcio, perciò nulla da dire. Ma una volta per tutte devo chiarire, soprattutto per la piazza, la razza che è stato il triennale accostato. Ma queste sono scelte della società, cioè dare una spiegazione. Se lo paga lei, allora le posso dare tutte le spiegazioni, perché lo paga la società, è stata fatta una scelta. L'ho capito, è stata una semplice risposta a dire. È normale che si parte con. Sì, ma assolutamente, ma allora l'anno scorso è stata fatta una polemica perché un anno solo l'allenatore, quest'anno perché se erano due cambiava qualcosa, cioè alla fine io penso che una soluzione sicuramente col mister si troverà, è normale non adesso ma si troverà, anche perché fa questo di mestiere, quindi non penso che resterà 3 anni fermo qui ad Avellino. Era un discorso progettuale, che dovevamo partire con un determinato progetto, purtroppo molte cose non sono andate per il verso giusto, purtroppo, ripeto, vedere l'Avellino lì giù, ma non per una questione di classifica, ma vedere un Avellino senza cattiveria e senza essere così propositivo in attacco, dove secondo me abbiamo un attacco di tutto rispetto, non voglio naturalmente esagerare, ma secondo me fra i primi 5-6 attacchi della Serie B, non riuscire a tirare in porta, c'è qualche meccanismo che non funziona. E quindi bisognava cambiare per sfruttare tutto questo potenziale offensivo che abbiamo, tutto qui. Per il discorso del triennale, ripeto, non era una risposta, è normale che si parte con un discorso di progetto, purtroppo quando non funzionano le cose uno non si può far vincolare a contratti o meno, questo era tutto. Voglio solamente. Ma lei crede che la colpa sia tutta di Toscano? Ho fatto la premessa iniziale, ho detto quando fallisce un discorso tecnico è un fallimento totale da parte della società, del direttore, ma di tutti. Ma non si è posto il problema che se la contestazione è nata con la prima partita di campionato i tifosi avessero un occhio più lungo di quello che ha avuto la società? Può essere, come no? E come mai la società, questo è uno sfizio personale, ci ha messo tanto tempo a capire, al di là della posizione di Toscano, che l'inquadratura della squadra era probabilmente fatta male? Ma questi sono punti di vista dove il tifoso fa il tifoso, la società fa la società, ha delle valutazioni, adesso giuste o sbagliate che siano, se sono sbagliate prenderà dei correttivi, se sono giuste lo vedremo col tempo. Normale. Prego, mister. Volevo dire semplicemente una cosa prima di passare la parola al mister. Il mister naturalmente ha portato con sé l'allenatore in seconda Edoardo Imbimbo, il collaboratore Tomassoli Simone, il preparatore atletico sarà Nardi Antonio, soltanto la società per una questione di tutto ha scelto il preparatore dei portieri e si è affidata a Carmine Amato. Quindi lascio la parola al mister per qualsiasi altra domanda. Grazie. Sono contento di essere qui, è chiaro che quando c'è un cambio vuol dire che qualcosa non va, speriamo di cambiare rotta, ho molto rispetto per il mio collega, al di là di questo io credo soltanto col lavoro possiamo ottenere i risultati che vogliamo ottenere. Aspetto, devo dire che non è un compito importante, è un compito importante che dobbiamo lavorare, sono convinto che possiamo uscirne attraverso il lavoro. Prego. Buonasera mister, Annibale discepolo del Martino. Innanzitutto ciao, benvenuto. Grazie. Aver scelto Avellino in un momento sicuramente difficile, nonostante manchino 6 partite alla fine, 21 per il girone di ritorno e 5 per il girone di andata, tra l'altro
importanti queste ultime, insomma, tu che sei considerato non a torto il tecnico delle missioni impossibili, aver detto sì alla Berlino ovviamente è avvenuto perché sei stato convinto diciamo da un progetto, seppur iniziato a metà, nel quale entri adesso a farne parte a giochi già fatti. Quindi volevo capire un po' in sì, senso. Innanzitutto quando ho sentito il presidente ero convinto che è ovvio che c'è un programma dietro, sono convinto che la squadra è giovane, è chiaro che ha avuto parecchi problemi, sono convinto che lavorando, come ho detto prima, si possa ottenere il massimo. Poi quando ho sentito Avellino mi sentivo in dovere di venire nella mia città, vorrei chiarire subito, io sono di Montemarano, qualcuno avrà purtroppo frainteso delle mie parole, perché io ho detto, io ho vissuto da Avellino, ma poco, perché i miei genitori il lavoro non ce l'avevano e sono andato a Milano, questo è quello che avevo detto, e c'è stata molta polemica. Al di là di questo, ho detto anche al press che aspettavo una sua chiamata prima, molto prima, non prima all'inizio, diciamo, della stagione. E sono convinto di essere in una società seria, una società che ha un programma importante, delle persone importanti. È ovvio che la Serie B è un campionato, voi lo sapete meglio di me, in un attimo si può salire, un attimo si scende. Al di là di questo, io credo che qui c'è una struttura dove un allenatore può lavorare benissimo. Io sono convinto di quello che dico, del mio lavoro, e questo non ci ho pensato un attimo, ero felice della scelta che si è posta nei miei riguardi. Grazie. Lei ha tanta esperienza, ovviamente, ha vinto, se non erro, 4 campionati. Sì, sì, sì. Come comincerà a lavorare sotto con questa squadra, che comunque ha dei limiti legati? Lì, direttore ha detto che ne parlerete più in là, perché come intervenire anche il presidente ha già promesso comunque gli acquisti di qualità nel calcio di gennaio, e anche dal punto di vista psicologico, che cosa deve essere ritrovato? Ecco, ha detto giusto, ecco, sotto questo aspetto dove bisogna lavorare, perché io credo che la testa sia fondamentale in questo momento, al di là delle qualità tecniche, ci sono dei giocatori importanti in questa squadra, è ovvio che io sono abituato a parlare con ogni giocatore, li chiamerò e parleremo, cercherò di capire le difficoltà che hanno avuto, e d'altronde questo è innegabile che c'erano delle difficoltà, però sono convinto che le qualità dei giocatori, basta una vittoria per trascinare un attimino anche in questo momento di difficoltà. Come devo lavorare? Bene, sulla testa, ha detto giusto lei. Ciao. Sempre piacere nelle nostre di Gualdo. Andiamo subito al dunque. Vai. Beh, direi che è una squadra che in questo momento ha avuto delle difficoltà, d'altronde quando si ha difficoltà, ma noi guardiamo anche le altre, no? Il Bari, il Novara, tantissime hanno difficoltà, e come ho detto prima alla collega Prenzo, alla tua collega, e le difficoltà in un campionato c'è, ma la qualità di alcuni giocatori io credo che l'Avellino ce l'ha, insomma, cercherò di lavorare in modo particolare inizialmente sulla testa e poi anche su sapere stare il mio pensiero, senza offesa, per carità, Toscano è una bravissima persona, un pensiero mio, portare il mio pensiero, la mia voglia, la mia determinazione, perché onestamente ho voglia di rimettermi in gioco, e questo per me è fondamentale. Una curiosità, ciao Walter, ciao. Ciuccia, giornale dell'Emilia. Te ne sei andato quasi 50 anni fa da Avellino. Non li dimostro,
però sono vecchio. È passata di acqua sotto i ponti, tu hai fatto carriera e che carriera sia da calciatore che da allenatore. Avellino addirittura giocava ancora al Piazza d'Armi e non era, non aveva ancora raggiunto la gloria che... Io mi ricordo quando ero ragazzino qua, proprio in Piazza d'Armi a Battino, l'Avellino giocava dove erano le carceri, o sbaglio. Sì. Io andavo a giocare lì con Pierpaolo Marino, con Marzullo, andavamo a giocare sulla palestra. Sì. Bene. Oh, senti, praticamente è inutile chiedere, forse è superfluo chiedere a un uomo della tua età, se è l'età della saggezza, se provi emozione, però tornare ad Avellino, insomma, un certo effetto te lo fa, no? Ma come ho detto prima, non vedevo l'ora, sono contento, un effetto fa e ha la responsabilità è ancora maggiore mia di quella di voler far bene, ci mancherebbe. È una scommessa che voglio vincerla io, insomma. Una curiosità, microfono. Che lei ha parlato, visto che lei ha parlato. Lei, scusi? Mario Panzano, già scritto. Grazie. Visto che lei ha parlato, vorrei sapere, lei farà dei cambi tecnici, non mi interessa di calciatori, semplicemente del modo di stare la squadra in campo, visto che ha visto le ultime partite. Io lavorerò. Se intende cambiare della tattica applicata in questo momento, ho l'abitudine prima di esprimere sempre i giudizi prima che cominciano i campionati, quindi non vorrei esprimere un giudizio sbagliato su di lei. Penso che è prematuro, no? Esprimere un giudizio sbagliato su una persona che non si conosce, no? Io farò giocare la squadra, gli parlerò ai ragazzi, cercherò di farla giocare nel miglior modo possibile, come piace a me. Tatticamente devo parlare con la squadra. La tattica in questo momento non è molto importante. Come ha detto prima la signora, penso che sia più importante lavorare un attimino sulla testa, poi ne parliamo. Buonasera. Volevo dire la tattica non è importante, prima la testa, però lei come dico su questi giorni. Ecco, ma voi la conoscete, era inutile che io vi spiego il mio modo di giocare, no? Si è molto discusso il fatto che questa è una squadra che spera di giocare con la Sanfreda, 5-2-3-4-3, come pensa di tamponare mentre si è cercato di giocare in questa situazione, la mancanza di terzini eventualmente, poi a Demagli qual è la migliore stagione, come pensa di valorizzare magari per la prima volta. Se ci può spiegare questo suo declinare l'offerta dell'opzione di rinnovo e conquistarsi la fiducia sul campo? Bravissimo, vorrei conquistare, non sono qui alla ricerca di un ingaggio, sono qui alla ricerca di portare qualcosa di importante di mio. Tu sai che io sono, scusa se ti do del tu, posso? Sai benissimo che il mio passato ho sempre vinto quel 4-4-2, al di là di questo non è detto che sposo un modulo soltanto, io credo che questi ragazzi hanno bisogno in questo momento di certezze, io devo cercare di dargli le certezze sicuramente. Livello uguale per tutti, ci sono poi altri allenatori che preferiscono creare delle gerarchie all'interno degli spogliatori. No, prego. Ma cercherò di lavorare con la maniera più semplice possibile, che il calcio è semplice, non credo che io posso cambiare il calcio, no, assolutamente, nella migliore, lavorando come so, spiegando quello che io voglio nella maniera più semplice possibile. È ovvio che ho molto rispetto di tutti i ragazzi che ci sono lì dentro. Ma chi dire che ci deve essere una gerarchia visto che ci sono dei giovani? Ma gerarchie nel calcio, l'importante è che se un giocatore gioca bene non ci sono le gerarchie. Perfetto, va bene così, grazie. Grazie, scusate. Una fotografia, una setta di mano con tutti, prego. E ci fermiamo così? Sì, prego presidente, un po' più qua, mister, prendi in mezzo. Ok. Prima le telecamere, presidente, la mano. Che vuole? La mano. Cambiamo gesto, ecco, va bene? Mettiamo no, facciamo.
facciamo, mettiamo mani assieme. No, no, perché ci rimetti più giovane, no? Non è più figliolo. Ce ne mette più vecchio? No, questa volta ce ne mette più vecchio.